Iniziamo con l'Associazione Italiana di Internet Provider, il presidente Giuliano Claudio Peritore. Prego. Buongiorno, scusate per la voce, vi ringrazio, ringrazio tutti gli illustri membri della Commissione per aver consentito all'Associazione Italiana Internet Provider di fornire il contributo su questo tema. Sarò molto sintetico, sorvolando sulla presentazione dell'associazione. Abbiamo deciso di concentrare il nostro contributo frutto di 20 anni di esperienza nel rapporto con le autorità giudiziarie e altri enti dello Stato nel trattamento dei dati personali, focalizzandoci su tre tematiche principali, che sono il rapporto con l'autorità giudiziaria nella fornitura di informazioni relative al traffico telefonico e telematico oggetto di conservazione obbligatoria, sulla durata di conservazione di questi dati e nelle interazioni fra i regolamenti sulla privacy e l'attuazione di misure di sicurezza e intercettazione. Lascio però l'illustrazione del contributo al nostro, se il Presidente lo consente, all'Avvocato Monti, rappresentanza dell'Associazione. Sì, assolutamente, non ci sono. Okay. Grazie, anzi, grazie Presidente. Potete intervenire tutti nell'ambito dei 10 minuti. Allora, grazie Presidente. Il contributo tecnico di modifica agli articoli è contenuto in una nota che lascerò alla fine del nostro intervento, dove abbiamo ritenuto di indicare puntualmente quali sono le proposte di richiesta di modifica delle norme, in modo anche da facilitare la vostra valutazione. Dal punto di vista più generale, il tema è quello della cooperazione al contrasto alla criminalità organizzata online, che è un'attività che appunto gli internet provider svolgono da sempre con estrema motivazione. L'esperienza concreta dimostra che ci sono delle difficoltà di utilizzo da parte degli operatori di polizia giudiziaria degli strumenti del codice di procedura penale, il che si traduce in richieste di accesso a dati, esecuzione di misure cautelari, a volte purtroppo molto spesso non perfettamente in linea con le previsioni del codice di procedura penale. Questo implica allungamento dei tempi nell'evasione delle risposte, perché ogni volta siamo in condizione di dover interagire con gli uffici di procura e chiedere la rettifica, la modifica di provvedimenti, e questo inevitabilmente affligge i tempi stessi dell'indagine. Gli internet provider sono in prima linea su casi importanti, l'ultimo dei quali, tanto per parlare di un caso di cronaca, è stato il caso Occhio Nero, che ha visto la richiesta di accesso di dati ad alcuni associati e quindi necessità di cooperare con la magistratura. Quindi la nostra proposta parte dal presupposto che sarebbe importante adattare il codice di procedura penale alle nuove modalità di interazione e scambio dei dati, anche alla luce di quello che accadrà con l'istituzione della Procura europea e con l'attuazione della direttiva sull'ordine investigativo europeo. Ci rendiamo conto che non è questa la sede, e quindi la nostra proposta è quella di ampliare la norma che già avete inserito nella bozza di decreto, che riguarda la inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, estendendo in modo specifico tale inutilizzabilità anche agli atti relativi alle indagini penali. In questo modo speriamo di ottenere un effetto didattico, pedagogico su chi poi materialmente deve operare, perché sapendo di avere a rischio l'indagine sarà magari un po' più attento nel rispettare determinate formalità. Certo, il libro dei sogni sarebbe dematerializzare integralmente i rapporti fra autorità giudiziaria e internet provider, però ripeto, siamo consapevoli che questo non può accadere, se perlomeno non a brevissima, in questo brevissimo arco di tempo. L'altro tema collegato a questa questione è quello della conservazione obbligatoria dei dati. C'è stata una norma che ha esteso questa conservazione a 72 mesi, è una norma fortemente discutibile dal punto di vista della tenuta di sistema,
soprattutto alla luce della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, che ha stabilito che la data retention indiscriminata non è accettabile, va trovato un compromesso. Il compromesso quantomeno può essere quello di ridurne la durata, soprattutto perché in un modo o nell'altro una norma che sia in contrasto con un dictum che arriva dall'Alta Corte Europea è candidata a infrangersi nelle sentenze che dichiareranno poi i singoli procedimenti penali viziati da questo problema. Il terzo tema, che è altrettanto critico, riguarda l'adozione delle misure di sicurezza. Come dimostrano i recenti casi di cronaca, e nemmeno più tanto recenti, la possibilità di resistere a contagi da virus, malware, ransomware che cifrano i dischi rigidi delle vittime e via discorrendo, richiede uno spostamento dell'approccio alla cultura della sicurezza informatica dalla difesa reattiva alla prevenzione. Esistono le tecnologie che consentono questo tipo di misure, ma l'adozione di queste tecnologie incontra un problema diffuso nella interpretazione della giurisprudenza che è arrivata fino alla Corte di Cassazione, per cui questo tipo di controlli costituirebbero cosiddetti controlli anelastici, cioè astrattamente idonei anche a incidere sulla libertà del lavoratore. Questo significa, da un punto di vista pratico, che dalle piccole aziende fino appunto agli operatori telefonici e internet provider c'è un problema di contrasto fra la necessità, peraltro imposta dalla legge, e mi avvio a terminare, di adottare misure efficienti come peraltro e soprattutto preventive, come vuole il regolamento sulla protezione dei dati personali, e tutto il complesso sistema autorizzatorio che porta alla effettiva installazione di queste misure e al loro aggiornamento. Cosa proponiamo? Proponiamo di verificare, di inserire una norma, in modo specifico nell'articolo che si occupa del controllo dei lavoratori, che dica che quando le misure di sicurezza sono adottate per finalità di protezione della rete pubblica di comunicazioni e dei dati personali, non ci sia non si rientra nell'ambito del controllo dei lavoratori, quindi articoli 4 e 8 della legge 300 del 70, con però una aggravamento delle sanzioni in caso di abuso di questa facoltà. In altri termini, abbiamo ipotizzato una sorta di bilanciamento, maggiore agilità nella gestione delle misure di sicurezza, ma nello stesso tempo maggiore gravità delle sanzioni per quel datore di lavoro che dovesse abusare di questa facoltà, che auspichiamo venga inserita nel decreto di armonizzazione, di poter adottare misure di sicurezza con la rapidità e l'agilità che il contesto delle minacce odierno richiede, soprattutto se consideriamo che gli internet provider sono a tutti gli effetti parte del sistema delle infrastrutture critiche, in parte perché sono delle infrastrutture critiche, quindi come tali soggette all'apposita direttiva NIS, e dall'altro lato operano per infrastrutture critiche, fornendo dei servizi che appunto consentono a centrali elettriche piuttosto che ospedali e via discorrendo di operare. Quindi dare la possibilità agli internet provider di essere una parte attiva nella catena del freddo della sicurezza informatica del paese passa anche per consentire loro di poter adottare misure di sicurezza senza dover essere necessariamente soggetti a norme che sono pensate per i tempi dei controlli fatti con le telecamere negli anni 70. Con questo non voglio sminuire la rilevanza del tema, anzi assolutamente. Chiudo con due notazioni. La prima è una notazione tecnica. La bozza di decreto utilizza sistematicamente il termine di fornitore di servizi di comunicazione elettronica. In realtà esistono due soggetti diversi, e questo ai fini del 132 ter e quater della norma, esistono due figure: il fornitore di rete pubblica e il fornitore di servizi di comunicazione elettronica. Sono due soggetti che dal punto di vista giuridico fanno due mestieri diversi, dal punto di vista pratico possono coincidere nella misura in cui la singola azienda abbia richiesto le autorizzazioni per entrambe le attività, ma dal punto di vista dell'essere destinatari di diritti e obblighi fanno due mestieri diversi, ed è il motivo per cui nella norma abbiamo proposto degli emendamenti che differenziano le responsabilità e i ruoli in funzione dello status giuridico dei singoli elementi. Chiudo evidenziando la necessità di un approccio pedagogico che
probabilmente può trovare uno spazio in questo decreto nei confronti degli utenti. Il dato esperienziale dimostra ancora una volta che c'è una diffusa percezione di essere anonimi online, che si possa fare quello che si vuole perché tanto non succede niente. In parte è vero da un punto di vista fattuale, perché gli uffici di polizia e gli uffici di procura non sono strutturati per poter indagare sulle centinaia o migliaia di casi di ingiure, di offese, di hate speech e via discorrendo che quotidianamente vengono perpetrati. Però è anche vero che un'azione pedagogica che spieghi agli utenti che l'articolo 27, comma secondo della Costituzione, cioè che la responsabilità penale è personale, vale anche se uno manda a quel paese qualcun altro tramite una pagina Facebook, e quindi fuori dalla metafora si recuperi anche la recente sentenza della Corte di Giustizia che ha stabilito per esempio che l'amministratore di una pagina Facebook è responsabile quanto Facebook stessa di quello che accade nell'ambito di quello spazio elettronico. Bene, recuperare questo concetto pedagogico che spieghi ai consumatori e ai cittadini che i principi di civiltà e responsabilità giuridica non sono abdicati perché si è dietro un monitor, può essere il miglior contributo ad abbassare il livello di contenzioso e far sì che le forze di polizia possano preoccuparsi di questioni molto più rilevanti ed importanti. Vi ringrazio per l'attenzione e, se me lo consentite, vi lascerei il documento che abbiamo predisposto. Non solo io lo consento, ma auspico che anche altri abbiano contributi da poter poi distribuire ai colleghi. Una precisazione, ovviamente in qualunque momento la metteremo a disposizione di tutti. Prego. Grazie Andrea Monti per l'Associazione Italiana Internet Provider. Rispondo in qualità di delegato in sede europea dell'associazione, perché tutti questi temi li abbiamo trattati appunto nell'interazione con la Commissione. Rispondo specificamente alla domanda di cosa fanno gli altri paesi. In un incontro che c'è stato con il commissario Jourova, che è il commissario della giustizia, la indicazione precisa che è pervenuta dalla Commissione è stata evitare la frammentazione, cioè avere un approccio in termini di recepimento normativo, di adeguamento, che tenesse presente evitare qualsiasi modifica nazionale che introducesse disarmonie rispetto a quello che succede negli altri paesi. I paesi più virtuosi che hanno già adempiuto all'armonizzazione si sono tenuti sostanzialmente all'interno del perimetro del GDPR, mentre invece le norme sia della bozza Finocchiaro-Pizzetti sia di questo decreto introducono alcune varianti. In particolare mi rifaccio a quelle che ha evidenziato il collega Imperiale sulla permanenza delle autorizzazioni, l'articolo 110 bis sul trattamento, sul riuso dei dati genetici sottoposti e via discorrendo, che inseriscono delle disarmonie in termini di frammentazione che la Commissione ha dichiarato di non gradire da questo punto di vista. Quindi la risposta è: altrove si è cercato di mantenere coerenza con il GDPR limitando le variazioni sul tema che pregiudicano poi l'interazione a livello imprenditoriale fra paesi dell'Unione. L'Italia ha preso una strada diversa. Vado direttamente sulle altre questioni. Data retention. Il problema della data retention dipende esclusivamente dalla velocità e dall'efficienza nell'esecuzione delle indagini preliminari. Quindi la data retention è stata una misura che è stata resa possibile dalla strutturale inefficienza del sistema giustizia penale. Questa è se volete una risposta tecnica e priva, come dire, di orpelli, per cui questo ha provocato anche un cambio di paradigma nel modo di fare le indagini, per cui non si indaga, ma a cose fatte si va a cercare la traccia sulla torre del cellulare piuttosto che nei dati custoditi dagli internet provider. Quindi la soluzione al tema della data retention, che peraltro non può essere indiscriminata, come appunto ha ricordato la Corte europea, è esclusivamente semplificare le procedure di indagine in termini, come abbiamo detto prima, in termini di dematerializzazione dei rapporti con gli operatori. Questo consentirebbe alle procure di avere i dati in modo molto più rapido, molto più efficiente, e quindi rendendo sostanzialmente inutile
la conservazione dei dati a tempo indeterminato. Operativamente, per quanto riguarda le attività di esercizio, cioè consentire il funzionamento di una rete, risolvere problemi e via discorrendo, nell'ambito dell'anno ci possiamo tranquillamente stare per poter fare ingegneria del traffico e risistemare e consentire, come vuole il codice delle comunicazioni elettroniche, che la rete pubblica funzioni. Oltre quella data è oggettivamente andare oltre quella data è un periodo che dipende non da noi ma dal modo in cui vengono fatte le indagini. Vi invito nuovamente a vedere che cosa prevederà la Procura Europea, l'istituzione della Procura Europea, e che cosa prevede già, perché è stato oggetto di recepimento, l'ordine di indagine penale europeo dal punto di vista dei rapporti con gli operatori. Per quanto riguarda quindi la soluzione al tema data retention, snellire le procedure. Problema cloud: il cloud è sempre esistito, adesso col marketing si chiama cloud, ma il calcolo distribuito è una tecnologia che esiste praticamente da sempre. Ora, il punto qual è? Per una questione di principio e di tutela dell'interesse nazionale, dati italiani in Italia, dati europei in Europa, questo è il tema. Nel momento in cui passa un principio di questo genere, allora anche la gestione normativa diventa standardizzata e quindi più semplice. Il tema serio in termini di sicurezza, sia per quanto riguarda il cloud, sia per quanto riguarda in generale i servizi, è la proprietà intellettuale sui software che fanno funzionare gli apparati. L'Italia e l'Europa non hanno sostanzialmente nessun controllo su sistemi operativi, su firmware che fanno funzionare modem, reti cellulari e via discorrendo, perché sono prodotti statunitensi o cinesi. Voi sapete che gli Stati Uniti hanno cominciato una sorta di battaglia per tenere fuori dalle loro infrastrutture pubbliche apparati prodotti in Estremo Oriente, per ragioni che adesso non è il caso perché non abbiamo il tempo di approfondire. Sta di fatto che l'infrastruttura critica, parlo anche dei sistemi militari e via discorrendo, si basa su prodotti sui quali l'Italia non ha un controllo di tipo giuridico. Se c'è una vulnerabilità su un router, su un firewall, su un sistema che protegge apparati critici, questa vulnerabilità la sa solamente il produttore americano, israeliano o cinese che ha prodotto l'oggetto, e non è affatto tenuto per legge a informare i suoi clienti. Quindi il tema della sicurezza è sostanzialmente legato al fatto che non c'è un controllo tecnico e giuridico su quello che viene utilizzato per far funzionare l'infrastruttura. Sul tema del minore, e chiudo, in ambito europeo c'è sicuramente una grossa confusione. Sta di fatto che in termini tecnici questa tematica si declina con l'adozione di sistemi di identificazione forte che consentono di capire quale sia l'età del soggetto. Su quale sia un sistema di identificazione forte con validità giuridica, nessuno ha trovato ancora un accordo, e questo rende sostanzialmente impossibile fornire servizi, se la norma rimane quella che è in Italia, rende sostanzialmente impossibile rendere servizi a cittadini di altri paesi dell'Unione, con ciò creando una distorsione concorrenziale del mercato che metterebbe l'Italia ancora una volta in una posizione di potenziale violazione dei principi fondamentali del trattato. La ringrazio. Prego.